Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi vi registro finalmente l'house tour della mia nuova casa qui in Corea del Sud. Se vi siete persi i primi video dove vi spiego come ho preso casa, i documenti, dove rispondo a un po' di domande, quanto pago, bollette, affitto eccetera, trovate gli altri video sul canale, quindi qua vi faccio proprio soltanto vedere il tour. Iniziamo subito! Partiamo dal corridoio, questo qua è il mio piano di casa. Come vedete i miei vicini sempre pieni di roba, ma io anch'io, guardate, ho le mie bottigliette d'acqua. Dopodiché qua c'è il contatore e la videocamera, insomma, esterna e tastierino d'ingresso che adesso ovviamente è aperto. Però lo sapete, in Corea non ci sono le chiavi, quindi si apre direttamente così oppure con la tastierina magnetica che abbiamo personalizzata. Poi una volta che entriamo, tan tan tan, si chiude tutto il meccanismo qua e vi faccio un po' vedere l'ingresso, perché come sapete nelle case coreane c'è prima questo piccolo pezzettino dove si entra appunto con le scarpe, si lasciano e in questo modo non si porta in casa tutta la sporcizia esterna, cosa ottima che dovremmo fare in realtà un po' in tutte le case perché è molto più igienico. Appunto a questo piccolo ingresso, tra l'altro anche la lucetta a led che si accende quando passo. Qui tengo l'ombrello per ogni evenienza. Qua c'è tutta la situazione a mi portarlo fuori, pettorina, guinzaglietto. E qui invece ho preso le mie tote bag, quindi se devo andare a fare la spesa, devo prendere qualcosa al volo fuori, le prendo e via. Lì le ciabattine che uso appunto per andare fuori, quindi non solo quelle di casa. E qui c'è questa mega scarpiera che vi giuro è gigante, dove da questo lato ci sono, vi giuro, le peggio cianfrusaglie. Non voglio neanche aprirvelo perché è proprio organizzato malissimo, dovrei metterlo meglio a posto. Mentre di qua non è che sia meglio, però per farvi capire quanto può essere disastrosa l'altra. Allora, qui ho tipo tutti dei rifornimenti, vedete le tinte extra, salviette, robe. Lì alcune pochette. Qua ci sono i miei mini hug, i vestitini di Ami e appunto tutte le scarpe. Non fate caso a queste che le devo pulire, per favore. Però appunto tutte le mie scarpe, quelle almeno che mi sono portata. Qua c'è un reparto un pochino più alto, quindi ci ho messo gli stivali, gli stivaletti. Nell'altra anta, che ripeto non vi faccio vedere, c'è anche un cassettino dove all'interno ci ho messo tutti i documenti, le cose un po' più importanti. Vabbè, vi faccio vedere giusto qua sotto, ma ci sono tipo le cose del cane. Poi vedete, si chiude così a contatto. Questa qua è una cosa interessante. Quest'anta che si chiude in questo modo, salutiamo Ami. E io continuo a parlare così vi faccio vedere, percepite la differenza di audio. Perché questa è una cosa che molto spesso appunto hanno le nuove case coreane per mantenere i rumori all'esterno. In realtà la mia casa è abbastanza silenziosa, io non sento quasi mai i miei vicini. Ovviamente se apro le finestre sento fuori, ma io ad esempio questa cosa la chiudo quando canto a squarciagola a dei orari improponibili e magari voglio fare un po' la carina e non farmi buttare fuori. Ecco tutto. Comunque la differenza di suono io la percepisco. Qui all'ingresso ho alcune delle casse d'acqua che avete visto fuori, quella della Cider. Vabbè, qui c'è tutta il reparto, contatori eccetera eccetera. Questo qua è un tasto per chiudere o accendere le luci di tutta la casa, quindi se magari appunto vi siete scordate qualche luce accesa e avete già messo le scarpe quindi non potete rientrare, fate così pam e spegnete tutto e almeno state tranquilli. Tipo se mai dovessi partire un giorno e andare via per un tot di tempo, spengo tutto e sto più tranquilla. Ovviamente qua sopra ci sono sempre lucette, sensori e il coso lì antincendio. E poi entriamo. Qui abbiamo due ospiti all'ingresso, due valletti bellissimi tra l'altro. Qua troviamo il tappetino con l'ingresso del bagno, che adesso vi faccio vedere come prima cosa. Mentre questa è la visuale una volta che si entra, quindi si vede tutta la parte della cucina. Come vedete c'è una finestra gigante che dà poi sul salottino. Abbiamo anche, vedete, il signor valletto lì che ci mostra. E poi lì la camera e le altre stanze. Quindi questa è tutta la visuale. Appena sono entrata in questa casa ho notato subito la mega finestrona. Essendo che sono a un piano di mezzo, perché il mio palazzo ha 7 piani, questo è il quarto, contate. L'esposizione è ottima praticamente a tutte le ore. Andiamo in bagno e ci sono la luce e questa qua è la ventola. In questo caso spegniamo se no fa un casino. Che però comunque è silenziosa, attenzione. Come sapete i bagni in Corea solitamente sono un po' diversi,
perché molte volte hanno il doccino attaccato al lavandino, ti devi praticamente fare la doccia in mezzo al bagno. In questo caso, essendo che la mia palazzina è abbastanza recente, come vedete io addirittura ho un piccolo box doccia che è comunque sempre aperto, perché infatti vedete c'è tutta quella parte e a volte diciamo bagno fino a queste mattonelle, però sono fatti apposta in modo tale che si asciughino molto più rapidamente, quindi proprio il materiale delle mattonelle è differente, è bello poroso e quindi si asciuga. Quindi io metto il tappetino fuori dal bagno in modo che le ciabatte, roba, sono bagnate, almeno poi non sporco tutta casa. Qui sotto che tengo la carta igienica, alcuni dei detersivi o le cose che mi servono per pulire. Poi c'è un piccolo cestino, lì ci sono le prime prese che ovviamente appunto, come vi dicevo, sono coperte da questa cosa in plastica in modo che se ci dovesse andare l'acqua non succede nulla. Qui c'è il water che sì, volendo ci puoi mettere anche la tavoletta se la compri, quella super famosa con tutti i pulsanti. Questa è quella normale. Qui davanti c'è la carta igienica, asciugamano, e qui c'è una mensolina che fa tutto così qui sopra, dove io ci metto le cose che mi servono un po' più rapidamente, quindi spazzolino, detergenti doppia detersione. Qui c'è il mio bite notturno, il cestinello con i dischetti, crema corpo, un'altra presa, alcuni profumi, lenti, cotton fioc, eccetera eccetera. Qua ho attaccato questo piccolo cestino trasparente dove tengo all'interno principalmente le spazzole. Qui invece ho appeso il pulisci-vetri che appunto utilizzo dopo che faccio la doccia, perché odio che su questa lastra ci siano, vedete, tipo quelle robine là. Il mio accappatoio che spero di cambiare presto perché lo odio. Sapete che il blu non è proprio il mio colore, quindi vabbè. Però era l'unico che potevo portarmi perché in microfibra ovviamente pesa di meno. Qui ci sono i mobiletti con all'interno tutti i miei prodotti che sono specchiati. Non fate caso a questa ventosa, ci attacco il telefono per fare le storie. Vi faccio vedere all'interno, ma vi avverto che non ho sistemato niente, quindi vi beccate proprio così com'è la realtà nuda e cruda. Qui i prodotti che uso principalmente, struccanti, e insomma cosine varie. Lì sopra i prodotti per capelli, qua tutta la questione assorbance, mentre di qua ci sono per lo più i prodotti nuovi o comunque che ho acquistato di recente che voglio provare, altre robine per i capelli, bagno doccia e tutte le cose appunto fasce, asciugacapelli, spazzola, piastra. Il box della doccia è fatto in questo modo: ha sia il soffione sopra, o la pizza, come si chiama, non lo so, sia il doccino, e qui c'è appunto questo contenitore dove ci metto sopra tutte le robine che mi servono, la mia spazzola, eccetera eccetera. E devo dire che è molto molto ampio, ora non so dal video come si vede, però ci si sta molto molto comodi senza fare disastri. Uscendo poi di nuovo dal bagno vi faccio vedere quella che è la cucina. Qua, sempre se seguite i vlog, sapete che ho appeso le ciabatte, diciamo, di servizio per gli ospiti, che sono poi uguali alle mie. Ti becca qua. Ci ho preso questi due peluscini, tra l'altro. E qui sopra ci ho messo il piattino di ceramica di Kuromi, che ho fatto io la classe di ceramica, vi ricordate? Qua c'è lo Scottex. Qui sopra, beh, ci sono tutti i liquidi dei miei vape. Qui c'è la busta che poi butto ogni giorno per la spazzatura. Il piano a induzione, è la prima volta nella mia vita con il piano a induzione ed è un disastro perché sto sempre a pulirlo, ripeto, però è super potente, cioè non ero abituata a questa cosa. Questo per posare i mestoli. Qui sopra c'è la mia cuociriso, questo contenitore dove ho messo tutti gli utensili, diciamo, principali, mestoli, frustino, schiacciapatate, la leccarda qua, Marisa, come la vogliate chiamare, insomma un po' di roba. E questa invece è la friggitrice ad aria. Poi qui c'è il lavabo con la ciotolina di Ami che ancora devo lavare, però è un lavabo gigante, fate conto. Qui sopra appunto per mettere poi tutto a scolare. Ho comprato anche questo per le posate, l'ho attaccato qua di lato. Sotto invece, proseguendo, c'è il microonde. Sopra, beh, ci ho poi appoggiato un po' di cose. Questa qua è già in dotazione quando prendete casa, come anche il frigo. Però se avete seguito tutti i video della casa lo sapete. E classica Samsung, questo qua che fa tutti i suoni. Il frigo appunto,
che adesso è in queste condizioni. Sopra c'è la parte dove di solito metto l'acqua in più e sotto ovviamente tutto il freezer. Qui sotto vi faccio un po' vedere, ma ripeto, cioè io non vi ho messo al posto, vi sto facendo vedere la realtà di come tengo le cose. Devo assolutamente trovare un modo per sistemare pentole e tutti i vari accessori culinari che io anche lì sono fissata, ciotoline. Qua c'è questa parte dove tengo invece coltelli un po' più grandi, le forbici e alcune sempre sì utensili da cucina. Proseguendo qui sotto vi faccio vedere, ci sono un po' di cose per la pulizia, principalmente tutte le salviettine, profumatori, i sacchetti per il gelo, guanti, sacchetti spazzatura, eccetera eccetera. Come anche qui ci sono un po' di cose varie, perché ci sono gli Scottex di ricambio, i guanti, le posate e qui sotto le buste e i detersivi. Qui sopra vi faccio vedere un po' gli sportellini, perché ce ne sono un bel po'. Qui ci sono tutte le cose di Ami, lì un po' di medicine, cose extra. Questa qui invece è soltanto la parte della cappa e di tutta la questione allarme antincendio, eccetera eccetera, quindi non c'è niente. Qui dentro ci ho messo invece un po' di cose tipo i tè, gli integratori, tutte le spezie, le varie salse che sono tantissime, oli eccetera eccetera. Lì sopra tengo il riso per la vaporiera appunto e i ramen. Tra un po' devo ricomprare e anche le mie alghette, perché non ci sono più, malissimo. Altre due ante, qua è molto dispersivo ma io capisco, ci sono appunto tutte le robine da mangiare, le solite cose secche, le lattine, ramen anche lì, chi più ne ha più ne metta, un po' di pasta, un po' di italianità, biscotti eccetera eccetera. Lì sopra i bicchieri, altri piatti e le cose per la friggitrice ad aria. Dopodiché qua abbiamo la ciotolina di Ami, dell'acqua eccetera, e le finestre sono a scorrimento in questo modo, e c'è la doppia finestra, primo perché sapete che qui a Seoul nevica, quindi vi immaginate poi d'inverno il freddo, quindi c'è la doppia finestra, e c'è anche nel mio caso la zanzariera, spero si noti ma credo di sì, quindi si toglie poi anche questa. E qui c'è questo balconcino che dà direttamente sul parcheggio di casa mia, poi vabbè lì c'è l'ingresso, la spazzatura, che bella. E questa è la visuale fuori su tutti i palazzi, sono un po' esposta devo dire, però mi piace, lì poi c'è la strada. E questo in realtà non è un vero e proprio balconcino, cioè non è un balconcino abitabile. Ora nel mio palazzo non hanno deciso di metterci quello, come vedete lì, perché di solito ci si mette, io lo chiamo lo spurgo dell'aria condizionata, non so il nome tecnico, però insomma avete capito, buttare fuori l'aria calda, che io però ho da un'altra parte che adesso poi faccio vedere. Quindi io vedo che qua tipo i miei vicini ci mettono, vedete, lui ci ha messo le bottigliette d'acqua, quella ci ha messo le piantine e ha comprato anche tipo un tappetino per chiudere ovviamente i buchi, però la maggior parte di noi non ha niente. Proseguendo qui poi c'è appunto il divano, qui sopra ho l'aria condizionata e il depuratore d'aria già incastonati nel soffitto. Qui c'è il mio piccolo tavolino ma indispensabile, con un po' di cose sopra, quasi sempre c'è il computer, c'è questo qua dove tengo l'acqua, tutti i mobili tra l'altro li ho presi su Coupang. Questo qua è il mio divano, bellissimo, lo adoro. Il quadro di JK, perché non può mancare ragazzi, cioè è sempre una casa comunque di una fangirl, ricordatevi. Qui ci sono un po' di situazioni pelusciose, qua tutti i vari cosi per riscaldamento, questo qua per aprire la porta, vedete qua si può aprire ad esempio il piano di sotto. Altro quadrino di JK, perché no? E qui ci ho messo delle stampe invece di Busan, comunque sempre in tema devo dire. Poi qua c'è questa parte un po' così particolare, i giochini di Ami. E di qua invece c'è questa situazione, mobiletto nuovo che ho dovuto acquistare perché adesso che ho messo il wifi almeno sta qui. Poi ci sono insomma un po' di ricariche, cose extra. Sopra c'è quasi sempre la spazzolina dei peli perché ripeto sono leggermente ossessionata. Questo è il kettle dell'acqua calda e poi due cucce, quella dove adesso sta Guccino che infatti me la sporca sempre con l'ossetto che si è appena ciancicato, e adesso invece mi sta seguendo ignaro di tutto. Questa qui invece è un'altra stuoietta un po' morbidina dove si mettono a giocare, a dormicchiare così. E qui vi faccio vedere, c'è la prima stanza
e la seconda stanza. Sono fortunata perché, come potete vedere, cioè rispetto allo standard delle case coreane, la mia sembra una casa, quindi sono molto contenta. Allora, qui cosa abbiamo? Reparto sempre pulizia, quindi c'è l'aspirapolvere e l'altra invece quella con il liquido per pulire proprio a terra. E lì sopra invece un castrato valigie, quelle sono le robe di Jenna. E qui c'è la situazione toiletta make-up con sempre ovviamente i miei amici presenti. Quindi vi faccio un po' vedere dentro l'armadio, anche se, ripeto, sono abbastanza disastrosi. Quindi qua ci sono, diciamo, le cose un po' più lunghe. Di qua tengo la maggior parte delle maglie, cose appese, accessori, occhiali, lì le coperte, le robe insomma lavate. E qui c'è tutta la fantasy dei vari cassetti. Qui abbiamo invece lo specchio lungo, ho preso apposta questo modello perché aveva già lo specchio in corpore. E ci sono la maggior parte delle giacche, le felpe e robe un pochino più pesanti. Lì c'è incastrato il mio tavolino da picnic. E qui poi appunto c'è tutta la questione toiletta, che magari vi farò vedere meglio in un altro video, con lo sgabellino di Daiso, che tra l'altro devo ancora comprarci un puffo, qualcosa fatto bene. Comunque qui è dove registro appunto i video. È bello perché ci sono tutti i cassetti. Questo reparto invece esce fuori così. Sono abbastanza soddisfatta. Questo è il piattino che ha fatto Jenna, sempre nella classe di ceramica. Profumo, ah, qua di lato ci ho attaccato alcuni keychain, dei cerchietti. Questo è un freebie del concerto di Suga. Appunto tutta la fantasy BT21. Photocard qua. Mentre qui fuori c'è una saletta che vi devo far vedere, ma non so bene come entrare perché, come vedete, è un po' piena di roba. La uso tipo storage. Il problema è che non ci posso neanche più entrare, perché come vedete ci metto lo stendino. Quando ho la roba a stendere è un po' un disastro, ma ci proviamo. Qua c'è tutta la mia zona reparto picnic. Panni sporchi, il mocio, stendinanza, valigie ancora. Vabbè, robe miste. Lì la fune per calarsi in caso di emergenza, perché dovete sapere, leggete lì, c'è scritto Descending Lifeline. Esattamente, io non capivo che cos'era quell'aggeggio, quel braccio meccanico lì. E infatti ci ho messo le stampelle, come vedete, perché a volte ci appendo le cose. Ma in teoria quella finestra serve appunto che in caso di emergenza, fuoco eccetera, prendete tutto il kit della fune e vi buttate direttamente dalla finestra. Meno male che l'ho visto da un TikTok, perché chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai pensato? Quindi niente, nessuno vi fa un corso, cioè nel senso, poi vi arraffate un po' da soli come meglio riuscite, però questo è. Lì ci sono alcuni detersivi, alcune cose extra, la caldaia e, come vi dicevo prima, c'è qua lo spurgo dell'aria condizionata. Infatti questa stanza è super calda e i panni si asciugano in 3 secondi, adoro. E quindi insomma a me l'hanno messo qui dentro. Poi tornando verso il salottino, qua c'è la mia camera da letto, che adoro, ma è la stanza anche che vivo di meno, perché letteralmente ci dormo solo, anche perché che ci devo fare? Vi accendo anche la luce così vi faccio vedere in tutto il suo splendore. C'è questa fantastica parete ottanio, color salvia molto scuro. Non ho ben capito perché, perché poi tutto il resto, come vedete, è molto bianco, quindi boh, però tutte le stanze di questo appartamento, di questo complesso di appartamenti, erano così, perché poi, se avete visto il video dove appunto sono andata a cercare casa e tutto, e ho visto più di una casa in questo complesso, era sempre tutto così. Anche qui ovviamente doppia finestra. Poi ho montato, almeno qui ho avuto la decenza di montare, delle tende un po' oscuranti. Il letto è fatto in questo modo, quindi ha questa parte sopra, sotto anche i ripiani nascosti, come anche poi qui di lato ci sono delle cassettine, almeno sfruttiamo un po' lo spazio. Qui c'è la mia ragazza maialino, il maialino che mi ha regalato la mia amica Fra prima di partire, e alcune candele. Poi la mia cuscinanza, RJ, Winnie the Pooh. Qua c'è un piccolo mobilettino anche vicino al letto. Qui sotto ci tengo un po' di cose. Qua ad esempio ci sono i pigiami, ho le robe da casa, mutande, calzini. Nuova entry, perché finalmente mi sono degnata di comprare un cacchio di mobiletto e mettere tutte le cose che prima stavano lì sopra la testiera.
che però non era molto safe come opzione, perché mi è cascato tante volte qualche album in testa mentre dormivo, non è il caso. Qua abbiamo la situazione ragazzi preferiti sulla faccia della terra, sì, ne mancano due. Lo so, recupererò foto, card qua, quadretti, il quadro con i miei cagnolini, peluscini e insomma tutte le mie cose da fangirl pazza che ormai conoscete. Proiettore che mi chiedete sempre, che ho preso su Amazon e me lo so portata qua. Albumanza e qua un po' di rivistanza, un po' di mandanza, tutto ansa, sì. E qui c'è la lucetta notturna col coniglietto. Però vi posso dire, un'organizzazione niente male, vi faccio pure vedere la visuale da mentre dormo. Bello, pulito, ordinato, ci sta. Mi disturbano tantissimo tutta questa questione dei fili. Pure qui ad esempio c'è questo filo grigio, perché qua sul letto c'è anche, vedete, la lucettina. E quindi ragazzi, questa è tutta la mia casetta. Finalmente vi ho fatto questo house tour, sono molto fiera, molto contenta di come sono riuscita a costruire tutto e spero finalmente di aver risposto a tutte le vostre domande riguardo. Quindi questo era il tour della mia casa, io spero tanto che vi piaccia, devo ancora sistemare parecchie cose, però diciamo che alla grande ci siamo, tipo un bambino come sta crescendo. Vi mando un bacio grande e ci vediamo ai prossimi video, ciao!